Ciao a tutti ragazzi, oggi anche se abbiamo un altro titolo, è sempre una domenica con Gasi, lo dico nel caso per i nostri amici che ci seguono sempre e anche un saluto a tutti quelli nuovi, che mi dimentico di ringraziare a ogni puntata, ormai sono quasi 2 anni che non ringrazio tutte le persone nuove che ci seguono. La puntata di oggi vuole affrontare un tema che non riguarda nello specifico l'automobile, ma riguarda le truffe legate al mondo dell'auto. Chiaramente non sono truffe legate all'acquisto dell'auto, lo voglio dire all'inizio in modo che uno all'inizio del video sa che cosa trattiamo e può decidere se seguirlo o meno. Non sono truffe legate all'acquisto dell'auto, ma sono truffe legate all'accaparrarsi di denaro da parte di mentecatti. Questo è il termine corretto, ok? Quindi diciamo che può servire, anche se alcuni possono essere racconti semplici o aneddoti che già conosciamo, molti di noi potrebbero non conoscerli, soprattutto i neofiti magari nel mercato delle automobili, magari le donne sole, gli uomini, le persone anziane. Ci sono tanti fruitori dell'automobile, non c'è soltanto l'appassionato che li conosce tutti a menadito, c'è anche la persona che ne sa molto meno e comunque tutti noi possiamo imparare dall'aiuto degli altri. Quindi queste testimonianze che menzioneremo oggi sono aiuti di altre persone che ringrazio tutti. Chiaramente, ragazzi, le mail ricevute, guardate che mi stanno anche slacciando le scarpe, le mail ricevute sono centinaia, forse migliaia, non sono riuscito a leggerle tutte, sono sincero, ne ho scelte un bel po', alcune erano un po' ripetitive, ho scelto un po' di temi interessanti, vediamo come va la cosa, se ha particolare successo anche e interesse da parte vostra, possiamo tranquillamente fare una seconda puntata, nessuno ce lo vieta. Allora, volevo fare 3 piccole considerazioni prima di partire a bomba perché le mail sono tante. Volevo mandare un abbraccio al nostro Nicola Materazzi che ci ha lasciato purtroppo e si è estemporato con lui un bagaglio di cultura automobilistica enorme. Costruttore tra le più belle automobili, tra i più bei progetti di automobili fantastici come l'F40 e il motore della mia 208 Turbo con le turbine KKK. Quindi un grosso abbraccio, il mondo dell'automobile ha perso veramente un grande punto di riferimento. Comunque un abbraccio a tutto e un abbraccio grande a tutti, ai tuoi familiari e al resto, e grazie di quello che ci hai lasciato, perché la cosa più importante è proprio quella. Poi, volevo ricordarvi lo shop che sta facendo un ottimo successo, quindi di dare un'occhiata, www.gasishop.com. Così controllate magari le novità, le new entry, quello che arriva, quello che non arriva, e magari può essere un'anticipazione anche sui video che arriveranno per le macchine o l'acquisto del merchandising, quello che volete. Ultima cosa, non uso mai il canale per questo, ma è proprio una cavolata. Chiedo aiuto a tutti voi. Io mi sono deciso di rimasterizzare, duplicare dei vecchi filmati che ho fatto con la telecamera di quando andavamo a divertirci, che eravamo ragazzini. Ormai le cose sono andate in prescrizione perché sono passati più di 20 anni. Purtroppo io ho due problemi. Allora, uno, le cassette che ho io sono queste, ok? Quindi lo faccio vedere. Sono 8 mm, dovrebbero essere delle Super 8, ok? Qual è il discorso? Io cerco due soluzioni. Allora, non vorrei mandare, anzi, non lo voglio fare, mandare i miei nastri, e poi che me l'hanno già offerto, di metterli su CD. È una cosa che vorrei fare io, quindi possono esserci svariate soluzioni. O mi noleggiate una telecamera che funzioni, o riparate la mia telecamera, posso anche farvela vedere, perché questo è un problema che quando io metto play si vede tutto a righe e ho paura che mi rovini il nastro. E quando riavvolge, sono sicuro segna il nastro. Quindi o riparate o ripariamo la mia, o noleggiate, non chiedo di fare una cosa gratis, mi noleggiate la vostra, oppure mi vendete una telecamera funzionante. Io devo usarla per trasferire circa 8 cassette così su CD o VHS, penso su CD naturalmente, o su chiavetta, quindi è una cosa che ci tengo. Poi ci guadagnerete anche voi perché molti di questi video qua, forse con un po' di mix, un po' di cose eliminate, li possiamo anche pubblicare sul canale perché sono veramente delle pazzie che si facevano quando ero ragazzino veramente. E abbiamo demolito un po' di macchine, quindi insomma è una cosa simpatica. Ecco, poi vedremo che cosa riassumere, però qua vi chiedo aiuto perché purtroppo non saprei né da chi portarla né cosa fare. Ho pochissimo tempo perché con la fiera di Padova imminente ad ottobre, zanzara del Cristo,
con la fiera di Padova imminente ad ottobre, purtroppo siamo a testa non bassa di più. Quindi una è un di più, ricordatevelo, se vi capita mi fate un grosso favore. Ora cominciamo, ragazzi. Allora, ciao Gabri, sono Marco, vivo a Milano, non mi perdo in complimenti, comunque meritati per il tuo canale. Un abbraccio, mi diverto molto a leggere i post di Pare di Acedroni con i tuoi commenti sotto. Quando ho tempo rispondo. Allora, ho deciso di scrivere dopo il racconto della truffa capitata purtroppo a tuo papà, perché a me è capitata una situazione identica o quasi uguale. A giugno, un paio d'anni fa, mi stavo recando a piedi verso la metropolitana ed appena uscito di casa noto una Panda bianca targata spagnola, accostata accesa lungo la via. Avvicinandomi, il personaggio a bordo, che aveva tutto meno che dell'ispanico, mi ferma abbassando il vetro e comincia a raccontarmi che è un promoter di profumi, imbastendomi su una storia fino a che mi rifila in mano un pacchetto dorato di un profumo ancora imballato che teneva in bella vista sul sedile del passeggero. Lì inizio a insospettirmi, perché chi regalerebbe un profumo di marca anche costoso al primo sconosciuto che passa per strada? Al che mi fa di guardare una cosa e mi indica la spia della riserva. Io gli spiego la strada per il benzinaio più vicino, ma lui comincia a dire che non riesce a far benzina, che la carta aziendale è scarica, il bancomat smagnetizzato, non aveva contanti e non poteva prelevarli. È una sfilza di scuse del genere. Così mi sento chiedere se non avessi dei contanti da dargli per far benzina. Alla mia risposta negativa mi viene detto, peggio ancora, se non potessi accompagnarlo per fare benzina col mio bancomat. Al che, spazientito, gli ributto sul suo profumo, che dal peso della confezione sembrava più una mattonella incartata, sul sedile, dicendo che avevo fretta di andare e non potevo. Al che il soggetto incomincia a insultarmi, anche pesantemente, e dalla mia esclamazione che avrei chiamato la polizia, visto la situazione, questo prende e se ne va via sgommando. Ho fatto in modo di far conoscere questa situazione agli altri abitanti del palazzo quartiere, che se ne incontravano la macchina col soggetto alla guida, di chiamare subito la polizia o comunque qualcuno di competenza, tipo l'ispettore Callaghan con la 44 Magnum, che per fortuna non si è più visto in zona. Reputo la puntata interessante e utile perché questi subumani se ne inventano di nuove ogni giorno per campare sulle spalle di persone che si fanno il mazzo. E credevo di essere l'unico alla quale fosse successa una cosa del genere. E invece no, vedi perché serve condividere, proprio per questi motivi qua. Poi apriremo un po' più avanti un'altra rubrica intitolata Compro una 357 Magnum e vivo felice. Le 10 regole per vivere felici con una 357 Magnum. Oltre che farsi le pallottole in casa. Allora, ciao Gabri, ti scrivo da Palermo, Daniele. A proposito di truffe, dopo aver sentito il racconto di andata truffa e danni del tuo papà, voglio raccontarti cosa ne ho tentato di fare al mio, ma contemporaneamente voglio raccontarti come siamo riusciti a far passare il vizio a queste personcine che si credono furbe. Forse col 357 di prima. Tutto accade 2 anni fa, in un martedì invernale, freddo e piovoso. Mio padre, che ha quasi 70 anni, va a fare la spesa, camminando lungo la strada principale della nostra città, Palermo, che si chiama Viale Regione Siciliana. Per farti capire che è la strada che collega Catania a Trapani, passando per Palermo e che quindi incrocia i vari centri abitati. Tutto insieme si accorge di qualcuno che da dietro continua a fargli cenno di fermarsi. Mio padre, che sì, ha quasi 70 anni, ma non è un cretino, si rende conto che qualcosa di strano in quei due loschi tipi che continuano a seguirlo. A questo punto, dopo diverse decine di minuti di inseguimento, mio padre svolta. Entra in un parcheggio di un supermercato, posteggia in maniera un po' più nascosta, mentre i due continuano a cercarlo, dà un'occhiata alla registrazione della dashcam montata in macchina, montata sia anteriormente che posteriormente, come dici sempre tu, violino. Ragazzi, non sponsorizzo mai niente in maniera insistente, se non quello in cui credo. Montate le dashcam. Montate le dashcam solo quando ne avete bisogno, vi rendere conto quanto sono utili. Comunque, a monte di quello che ha scritto questo ragazzo, era per confermarvelo. Montate le dashcam a tutti, anche ai cessi a pedali. E scopre che proprio quei due, pochi minuti prima, con un martelletto gli hanno distrutto un fanale. Ancora più alterato per tutta la vicenda, esce dal cancello e continua a camminare sperando di averli seminati. Sì, perché camminare, noi intendiamo camminare, lui probabilmente camminare ma guidando.
e facendo giri interminabili per non avvicinarsi verso casa, giustamente per una questione di sicurezza. Ebbene, questi due lo ritrovano e lo inseguono per 11 chilometri, dopo il quale mio padre, con i coglioni veramente girati, dopo essersi svegliato alle 5 del mattino, un giorno di pioggia, stanco, freddo di pioggia, senza essere tornato a casa, scende dalla macchina e tenta di capire che cosa vogliono sti due. Non appena scende, questi due iniziano a blaterare dicendo: «Tu mi devi dare i soldi, mi hai rotto lo specchietto, guarda, mi hai rotto tutto, io non me ne vado di qua se non mi dai i soldi». Adesso arriva la parte in cui c'è veramente da ridere. Mio padre, senza perdersi l'animo, stava per dire: «Ah sì? Adesso chiamo i carabinieri e vediamo se avete ragione», se non fosse che in tasca aveva la tessera raccolta punti della Sisa. Questi due, evidentemente, dopo la parola carabinieri e dopo che mio padre involontariamente ha uscito fuori la tessera, vabbè, un po' pittoresco, pensavano fosse una sorta di distintivo, o credevano che mio padre facesse davvero parte delle forze dell'ordine, e iniziano con il terrore negli occhi a dire: «Oh zio, vabbè, troviamo un accordo, dai, magari dammi qualcosa, pure 10 euro». Cioè, l'hanno inseguito per 11, hanno speso di... vabbè. Se ritieni paradossale tutto questo, ecco come il karma si abbatte su chi tenta di mettercelo in quel posto. Da lì a pochi istanti, neanche a farlo apposta, una volante che aveva adocchiato tutta la situazione da diversi minuti si accosta a questi due che, non appena realizzano il tutto, entrano in macchina come dei pazzi e iniziano a correre come dei forsennati. Ne consegue un inseguimento con le forze dell'ordine, con mio padre che rimane con la tessera della Sisa in mano, a bocca aperta, fermo a guardare la scena in mezzo alle sgommate delle due automobili, con la volante a sirene spiegata a inseguire sti due. Insomma, occhi aperti e diffidare sempre, e mettetevi una cacchio di dashcam in macchina. Un abbraccio, Daniele. Grazie Daniele. Tu pensa poi anche il tempo che perde le forze dell'ordine, soldi pubblici, cioè questi prendono, salgono in macchina, magari c'entrano uno intanto che corre, invece tu gli chiedono: «Buongiorno, mi dica...» Sì, tranquillo, non lo fanno più, a postissimo. Ciao Gabri, sono Marco, un meccanico di Torino. Anche nel nostro settore ci sono venditori di diagnosi truffatori che dicono di darti la diagnosi gratis per fare un punto dimostrativo di zona. Poi al momento della firma contrattuale scopri che il contratto non è che una sorta di comodato d'uso, ma bensì un contratto di una finanziaria. Nella mia officina se ne sono passati molti, li ho fatti parlare, poi non sapevo se prenderli a colpi di palanchino o solamente cacciarli. Ho scelto la seconda, ma ho avvisato sempre i colleghi di zona perché un mio caro amico ci era appena cascato. Quindi attenzione, perché ci sono anche i furbacchioni, se le stanno inventando tutte. Ciao Gabri, sono un tuo coetaneo di Ferrandina, provincia di Matera, giù in Lucania. Appassionato di auto, per cui seguo con molto interesse il tuo canale per le puntate dedicate alle auto, sempre quelle degli appuntamenti della Gazzetta della Domenica. Ti scrivo questa email perché ho visto la puntata della domenica ieri sui furbacchioni e volevo raccontare l'aneddoto capitato a mia mamma. Un paio di settimane fa una signorina chiama al telefono di casa i miei informando che il modello del folletto della Vorwerk, scusate, non so come dove pronunciarsi così, comunque Vorwerk, in pratica, allora, della Vork, il nostro possesso, stava andando fuori produzione e che quindi potevano acquistare gli ultimi sacchetti di ricarica. Inizialmente mia madre aveva detto di non essere interessata e che comunque, se aveva bisogno, avrebbe contattato il rappresentante di zona. Non so se sai come funziona la politica di linea della Vork. In pratica non vendono nei negozi, ma tramite agenti sul territorio. No, non lo sapevo. La signorina a quel punto è diventata molto insistente, minacciando di far causa in quanto... su un fantomatico contratto di vendita dell'aspirapolvere firmato dalla mia mamma c'era espressamente indicato l'obbligo dell'acquirente di acquistare anche le ricariche. Questo aspirapolvere è stato acquistato 20 anni fa e ovviamente sul contratto non c'è scritto nulla di tutto questo. Mia madre, intimorita, ha accettato e ha comunicato i dati per la spedizione della merce con pagamento in contrassegno. Dopo una settimana la merce è arrivata e indovina un po', i sacchetti non sono compatibili con il modello di aspirapolvere in nostro possesso. Così mia madre mi chiama e mi dice che forse è stata truffata. Sulla lettera di spedizione del Corriere ho riportato il nome dell'azienda speditrice, solo quello senza indirizzi, codice fiscale, parità IVA o qualsiasi altro dato. E cercando lo sito dell'Agenzia delle Entrate, della PEC, scopro che non esiste nessuna azienda con quel nome. Quindi il forse lo potevano togliere. È una truffa.
Quello che è capitato a mia mamma, che non è anziana né tantomeno sprovveduta, mi ha fatto capire come questi furbacchioni, per non dire altro, approfittano del momento di distrazione delle persone, cogliendoli di sorpresa. Infatti a mia mamma le ho chiesto perché avesse dato i dati al telefono, ma soprattutto perché ha pagato il corriere, in quanto avrebbe potuto rifiutare il pacco mandandolo indietro. E la risposta è stata la stessa. In quel momento stavo facendo e pensando ad altro. Non so perché l'ho fatto. È sempre così. Ecco su che terreno si muovono questi gran figli di buonissima donna. Colpiscono nei momenti di distrazione e tutti possiamo cadere in queste trappole. E non ne faccio nemmeno una colpa a chi ci casca come mia mamma, perché non si può stare sempre allerta nella vita, verissimo. Se così fosse, vivremmo una vita di tensioni nevrotiche per ogni rumore o ombra che ci è sembrato di sentire o vedere. Questo ovviamente non vuol dire che dobbiamo stare. Questo non vuol dire che non dobbiamo stare attenti, anzi. Però quando ci capitano queste cose, che può essere una chiamata al telefono o per strada, bisogna rimanere freddi e riflettere su quello che stiamo ascoltando, rimandando magari a un secondo momento la decisione di acquistare o meno. Spero che questa esperienza raccontata sia utile a qualcun altro per prevenire queste situazioni. Grazie per il lavoro che fai, un salto e salto gli inconvenienti di complimenti. Un saluto, Giuseppe, grazie mille. Molto bello, molto utile, Giuseppe. Ciao Gabri, ti segnalo questa truffa ultimamente molto frequente, ti bucano la ruota mentre hai la macchina parcheggiata, poi quando torni ti accorgi di averla bucata, normalmente che cosa fai? Lasci la borsa, il computer, il marsupio, eccetera, eccetera, sul sedile. Ovviamente non puoi chiudere la macchina, se no non apriresti il portabagagli e mentre sei piegato per tirar fuori la ruota di scorta, i bastardi ti fregano quello che hai lasciato sui sedili. Non ho un'esperienza diretta, ma la Polizia di Stato ha diffuso questo tipo di video per sensibilizzare le persone. Anche se non li vuoi, complimenti, te li faccio lo stesso per il tuo modo di spiegare le cose in maniera molto semplice. Riesci a coinvolgere anche mia moglie, che di motore non si interessa, ma ascolta sempre con piacere, soprattutto i video della domenica. Ciao Alessandro, grazie ragazzi. Ciao Gabri, ti vorrei raccontare quello che è capitato a me qualche anno fa a Lambrate. In una via stretta, la stavo percorrendo, in auto c'era un signore che camminava in carreggiata come per salire su un'auto. Lo schivo, ma sento un colpo. Guardo lo specchietto e vedo che mi fa cenno di fermarmi. Penso, ecco il coglione che vuole un po' di soldi dicendomi che si è fatto male. Scendo e invece scopro che il coglione voleva sì i soldi, ma dicendo che gli avevo fatto cadere il telefonino. Era il 2010, se non sbaglio, e aveva un Nokia Communicator già vecchio. Era il 2010, pensavo fosse il modello del telefono. Era il 2010, se non sbaglio, e aveva un Nokia Communicator già vecchio. La prassi è questa. Prima mi chiede se conosco un riparatore nella zona dove possiamo andare insieme. Poi mi dice che lui sta per prendere il treno per Novara e che non ha tempo. Se posso dargli 200 euro e la sistemiamo lì. Ti do 200 revolverate se vuoi, così te ne avanza anche qualcuna. Mi ricordo che, anche se sono giovane, avevo 23 anni nel 2010, non sapevo se crederci o no. La mia fortuna in quel caso è stato che a Novara ho dei clienti nella caserma dei carabinieri. Faccio l'assicuratore ed erano nostri convenzionati. Al che gli dico, guarda, non ti preoccupare, ci scambiamo il numero. Ti segni la targa e chiamo un mio amico che fa il carabiniere a Novara. Quando sei lì, vai dal riparatore, ti fai fare il preventivo e lo porti a lui e ti paga. Vi lascio immaginare a quel punto. Prima ha tirato il prezzo e poi mi ha detto, dammi 50 euro e la finiamo lì. E poi ha desistito. Sono davvero convincenti perché solo in auto, dopo un po', ho capito che era una truffa. Al momento l'agitazione non mi aveva fatto capire che il telefono era vecchio e che era un pezzo di merda. E sono giovane e nemmeno tanto pirla. Figurati se capita un anziano. Un abbraccio a tutti, ciao Davide. Che cosa cazzo è entrato? Uno squalo? Ok. Mario, buongiorno Gasi, sono Mario, scrivo da Vietri, sul mare, provincia di Salerno. Bel posto, molto bello. Ti racconto la mia esperienza. Ho un libro da raccontarti, ma prendo quella che sinceramente mi ha segnato di più. Agosto 2021, con la mia auto aziendale. Con la mia auto aziendale stavo recando presso la TNT di Casoria, provincia di Napoli. Era agosto e la strada era poco trafficata. A un tratto ricordo solo una botta forte sul parabrezza. Era un uovo. All'inizio dell'impatto, sai, inizia a pensare e perdere lucidità. Per istinto, purtroppo, ti viene da azionare i tergi, ma in quel caso, non avendo acqua, pensai di non azionarli e proseguì verso il corriere, con la visuale ridotta. Quando entrai nello store,
La guardia del cancello mi disse: ti hanno fatto il giochetto dell'uovo? Io non capii e chiesi spiegazioni e lui mi spiegò come funzionava. In pratica ti buttano l'uovo sul parabrezza. Tu d'istinto fai partire i tergi azionando gli spruzzini e da lì parte la truffa. L'auto che ti ha colpito fa inversione a U e ti segue finché tu non ti fermi ed esci dall'auto. All'uscita, mentre un passante complice cerca insieme a te di capire cosa stia succedendo, l'altro ha due opzioni. Uno, rubare l'auto. Due, rubare gli oggetti all'interno dell'auto. Forse perché facendo andare i tergi, chiaramente con l'uovo non vedi più niente. Intanto io me la sono scampata, perché in quel momento di panico mi ero ricordato che non c'era acqua nei tergi. Mi spiace per tuo papà che ha subito la truffa del conoscente o figlio dell'amico di famiglia. Spesso ti danno orologi che ti dicono essere costosi o gioielli, ma alla fine sono sole. Per 100 euro o giù di lì. Grazie per quello che fai, un abbraccio. Ho promesso a mio figlio piccolo di 5 anni di portarlo nella tua officina e fargli vedere i macchinoni, come li chiama lui. In quell'occasione ti porterò la zizzona di Battipaglia. Grazie. Ciao Mario. Andiamo avanti. Mi sa che dovremmo farne 4-5 di puntate. Comunque. Ciao Gasi, sono Lorenzo della provincia di Pisa. Non ti faccio i complimenti, ma ti racconto una tentata truffa ai danni dei miei genitori, premettendo che a causa di un matrimonio finito sono tornato a casa con loro da circa un anno. Una mattina, mentre ero al telefono, appena mio padre è uscito per andare a fare la spesa, ha telefonato al numero di casa uno stronzo, spacciandosi per avvocato, dicendo a mia mamma, 74 anni, che ero stato fermato per strada con assicurazione scaduta ed ero stato portato in commissariato, che non potevo parlare perché i carabinieri mi stavano interrogando e che avevo pregato questo avvocato di dire di non parlare con mio padre perché non volevo che lui sapesse di questa cosa, perché mi vergognavo. Le dissi che l'avrebbe richiamata a breve. Mia mamma ci è rimasta di stucco anche perché sa che magari mi scordo di andare al cesso, ma non mi dimentico nulla in merito all'auto. Chiusa la chiamata, dopo un minuto richiama l'avvocato dicendole che il segnale era disturbato e di spegnere il cellulare perché non sentiva bene, sicuramente aveva paura che mia mamma scrivesse a qualcuno. Poi disse di aver parlato con i carabinieri e che tra assicurazione non pagata, multa, sequestro dell'auto e varie cose sarebbero stati necessari 3.100 euro immediatamente in contanti e che avrebbe mandato qualcuno a prenderli. Mia mamma rispose che non li aveva, allora disse che poteva anticiparli lui in parte perché si vede che sono una brava persona, se lo incontro gli faccio cambiare idea, e che sarebbero stati sufficienti 1.000 euro e qualcosa in garanzia come oro o qualche oggetto di valore. A quel punto mia mamma ha detto: ma è una truffa? E il gentile signore ha detto di no, ma ha chiuso la chiamata abbastanza di fretta. Nelle chiamate questo signore parlava molto velocemente, diceva paroloni, non dava tempo a mia mamma di ragionare o di fare domande. Rientrato mio padre ha trovato mia mamma un po' sconvolta e ha chiamato i carabinieri, che si sono precipitati a casa loro per rassicurarli, ed infatti mi ha subito chiamato il maresciallo in ufficio chiedendomi se fossi al lavoro, se fossi in prigione o se avessi avuto dei problemi in mattinata, dicendomi poi che i miei genitori erano stati vittima di una tentata truffa, ma che era tutto a posto. Tra le varie chiamate, una volta arrivata a casa, ho visto il numero del chiamante e l'ho comunicato ai carabinieri, ma non so poi come sia andata a finire. A noi è andata bene così, come a tuo papà, ma a certa gente auguro una lunghissima vita nella malattia, dolore nella sofferenza. Peace and love. Purtroppo non è mai così. Il dolore e la sofferenza ce l'hanno solo i bravi cristi, o quasi. Quindi, purtroppo, anch'io gli auguro questo, ma non ne arriva neanche metà, neanche un terzo. Ciao Gabri, mi chiamo Luca, ho 27 anni, ti scrivo da Torino. Seguo sempre il tuo canale YouTube e decidi di scriverti questa mail in merito all'argomento tentata truffa che mi è capitato l'anno scorso. Vado subito al dunque. Eravamo io e mio zio nella sua Punto Evo, lui alla guida, io lato passeggero, nei pressi di casa sua. Una volta parcheggiata l'auto nella via parallela al palazzo per dirigerci verso casa, il tempo di allontanarci dall'auto alcuni metri ci affianca una macchina, una vecchia Y Elefantino, con un signore a bordo dal forte accento dell'est e una signora seduta sui sedili posteriori, dicendo: scusate, ma non vi siete accorti? Mentre siete passati in auto davanti al bar, la mia macchina era proprio lì davanti in doppia fila e voi mi avete strisciato la fiancata. Io e mio zio lì per lì rimaniamo un attimo basiti, anche perché entrambi non ci siamo accorti assolutamente di nulla. Torniamo tutti e due dove avevamo parcheggiato poco fa la macchina e sul parafango posteriore destro troviamo un segno e subito il signore: vedete qui, mi avete toccato. Invece sull'altra macchina non si capiva granché perché era ridotta malissimo e gibollata ovunque. Mio zio, nonostante fosse ancora stranito dalla cosa, dice: va bene, non c'è nessun problema, compiliamo il CID.
Subito il Signore mostrò il suo dissenso e con aria quasi dispiaciuta disse: ma no, meglio che ci aggiustiamo diversamente, poi ti aumento l'assicurazione. Così iniziarono a fare una serie di telefonate, secondo me finte, per informarsi sull'eventuale costo per ripristinare il danno alla sua auto. Dopo 10 minuti buoni di telefonate, la richiesta a mio zio: mi sono informato da un carrozziere bravo che conosco, mi dai 250 euro e siamo a posto così. Mio zio qui si inizia un po' ad alterare, spazientire e ribadisce: o si fa il CID o non se ne fa nulla. Mentre la signora, che era seduta sui sedili posteriori, iniziò a lamentarsi ad alta voce dicendo che era incinta l'ultimo mese. Anche qua potrebbe aprire un'altra polemica, va bene. E quindi a breve avrebbe potuto partorire e di dare la somma richiesta dal marito, che dovevano correre in ospedale perché non c'era tempo da perdere. Tutti e tre insieme nella macchina, 5 euro, carbonizzante. Così, vedendo che la situazione non si sbloccava, non si riusciva a trovare un punto d'incontro. Io, con il consueto di mio zio, decidemmo di fare una telefonata ai carabinieri, almeno per spiegare la situazione. Appena nominata la parola carabinieri, il signore esclamò sorridendo: cosa li chiami a fare i carabinieri? Cosa ti devono fare? E scoppiò a ridere. Dopo pochi istanti cambia letteralmente espressione e spunta sul vetro della macchina di mio zio. E sputa sul vetro della macchina di mio zio. Dice delle parole probabilmente in romeno e si dileguano in pochi minuti. Con il senno di poi io ho fatto questa considerazione: ci hanno seguito l'intorno dell'isolato e il segno al parafango dell'auto di mio zio l'hanno fatto loro appena l'abbiamo posteggiata, anche perché la signora incinta, secondo me, era tutta una farsa per farsi mettere fretta alla cosa e non dare troppo tempo per riflettere alla vittima. Adesso che la racconto magari sembrerà una cosa banale e facile da sbrogliare, ma ti assicuro che quando capita inaspettatamente ti lascia un attimo spiazzato. E fosse capitato a un anziano o a una donna sola, come sarebbe andato a finire? Ciao Gabri, un saluto a tutti. Hai ragione, è proprio questo il punto, questo devono servire. Hai ragionissima. Ciao Gabri, complimenti, grazie per tutto, ciao. Allora, mi chiamo Jacopo e ti scrivo da Vercelli per la rubrica La Domenica con Gasi, ok. Allora, vorrei raccontarti la mia disavventura riguardo dei ricambi che acquistai da un truffatore della provincia di Torino, che spero possa essere di avvertimento e monito. La storia si svolge nel 2015, tra maggio e giugno. Pochi mesi prima comprai una BMW 320 diesel E46 e, o per sfortuna o per chissà cosa, la macchina mi ha dato un sacco di problemi da subito, costandomi il ricambio in un paio di mesi quanto la vettura stessa. 3.000 euro circa per una vettura del 2002 con 200 e passa 1.000 km. Per la disperazione tentai la qualunque pur di disfarne, finché con somma gioia trovai un commerciante della zona di Cono che me la ritirò alla pari di un Suzuki Vitara prima serie JLX 1616 valvole. Per quanto più vecchio e pieno di danni sulla carrozzeria, quel piccolo demonietto mi ha fatto divertire un sacco in fuoristrada, bagnando il naso a mezzi molto più. Va bene, ok. Comunque, una volta portata a casa, ho iniziato a ritappezzarla bene e meglio, non senza fantasia. I soldi erano pochi all'epoca, io lavoravo come apprendista idraulico, la mia compagna andava ancora a scuola e convivevamo. Lo stipendio era basso, circa 1.000 euro, e dovevo far saltare fuori tutto. Oltre all'ordinario, un paraurti posteriore, un retronebbia, un fianchetto anteriore. In questa situazione finanziaria, ovviamente non ottimale, non era facile. I buchi di ruggine sulla carrozzeria, non portanti in quanto aveva il telaio Longheroni, li tappai con schiuma poliuretanica, abbondante stucco e vernice, una macchina perfetta quindi, spray a seguire, ma i pezzi andavano proprio sostituiti. Iniziai quindi a cercare ricambi ovviamente usati sul noto sito di compravendita di oggetti usati, dove anche l'inculata può arrivare subito, e così è stato. All'epoca avevo 24 anni, mi ritenevo abbastanza sveglio da non farmi fregare, ma ahimè avevo torto. Dopo qualche giorno trovo un annuncio che fa il caso mio, mi metto quindi in contatto col venditore, noto truffatore, c'è anche un gruppo Facebook a lui dedicato. Ci accordiamo per il pagamento e la spedizione dei pezzi necessari, un paraurti, un fianchetto e un fanalino posteriore con la sua introvabile cornice e l'annessa spedizione. Vado immediatamente a pagare via PostePay, primo errore, i 250 euro pattuiti e l'invio la ricevuta. Dopo qualche giorno, secondo errore, gli chiedo la tracciatura della spedizione. Da quel momento in poi comincia a non rispondere. Dopo circa una settimana finalmente mi risponde, dicendo che ha avuto problemi con il corriere, chiedendomi se potessi mandare io qualcuno a Torino. Io vivevo a Vercelli, circa 70 km, a recuperare la merce. Per lavoro non potevo perdere una giornata per recarmi io, così gli dico che un amico trasportatore si sarebbe fatto trovare lunedì dopo presso di lui,
Perché di strada? Lui inizia a tentennare, tergiversa, ai miei primi sospetti mi dà del diffidente e mi invia le foto dei suoi documenti, peraltro originali. Per forza non gli fanno niente. Insomma, dopo circa altri 20 giorni di assicurazioni e scuse da parte sua, sento che il culo brucia davvero troppo e gli mando un ultimatum. O mi rimandi i soldi entro domani o vado dai carabinieri. Non ricevendo risposta, il giorno dopo mi reco in caserma e come extrema ratio, ultimo avviso, gli invio una foto dell'insegna carabinieri, posto fuori dal comando. Risposta: vuoi fare il mafioso con me? Sei proprio un infame. Dopo quello non ci ho più visto. Entro, parlo con l'appuntato di turno e denuncio lo stronzo. Tra l'altro il militare con i documenti del truffatore risale alla sua fedina penale che, solo per quell'anno, contava già 18 denunce per lo stesso reato. Esco con la denuncia in mano e il culo che mi brucia un pochino meno. In ogni caso, pian piano riesco a recuperare ciò che mi serve e sistemo la macchina. E quella storia quasi non pensavo più, finché a fine 2019, 4 anni dopo, mi arriva comunicazione che sarebbe iniziato il processo e volendo, per ricevere un indennizzo, avrei potuto costituirmi parte civile nel procedimento. La cosa divertente è che l'avvocato, per seguire la pratica, mi chiedeva circa 200 euro e se avessi vinto e se il tizio avesse avuto qualcosa da sequestrare, forse in qualche anno avrei potuto ottenere indietro i miei 250 euro, cornuto e mazziato pure dalla giustizia. In definitiva, non comprate senza pagare con metodi protetti e certificate, PayPal, bonifico o di persona. Non aspettate troppo tempo a sentire l'odore di marcio. A pensar male si fa peccato, ma raramente si sbaglia. E potete ritirare voi stessi il materiale, è l'idea migliore. Un saluto a tutti. Infatti 70 km io andavo a prenderlo, anche molto di più sono andato. Poi, ciao Gasi, sono un tuo cliente affezionato da tempo. Questo ragazzo qua è quello del video del 124 bianco e della 318IS targata Svizzera. Cosa mi è successo? Ho messo in vendita dei ricambi di una Mitsubishi 3000 GT su Subito e incredibilmente dopo un minuto mi ha chiamato una persona molto interessata all'acquisto di un paraurti. Alessio da Trieste. Anche se aveva un accento bresciano-bergamasco, non è neanche troppo contrattato sul prezzo. Strano, di solito chi compra offre sempre cifre molto inferiori al prezzo iniziale. Visto che sono un appassionato e mi piace sempre conoscere persone nuove, ho chiesto se aveva una 3000 GT, anche perché è un'auto molto rara. Anche lui, ma le sue risposte erano molto vaghe e disinteressate. Gli chiedo se dovevo fargli io il pacco per la spedizione, ma lui, molto gentilmente, mi diceva che aveva una compagnia di trasportatori che lavorava per lui e che passavano loro a prendere l'oggetto. Sembrava il cliente perfetto. E invece mi ha chiesto, sai usare il postagiro? Io gli rispondo di no, perché non ho mai usato la banca delle poste italiane. Allora mi dice, vai in un postamat e ti faccio il bonifico. Detto questo, vado... Quindi perdi del tempo, tra le altre cose. Detto questo, vado in un postamat e mi fa, metti una tua carta di credito a caso e inserisci il PIN che poi ti do il mio numero di conto e l'importo di 250 euro, anche se il totale richiesto era di 500. E io gli dico, come il mio PIN? Deve essere un tuo pagamento, mica un mio. Cosa c'entra la mia carta? A questo punto lui si è innervosito e mi ha detto che io non conoscevo il sistema della posta e di fare come diceva lui. A sto punto ho capito l'inculata e il tono di voce è cambiato, gli ho messo giù il telefono in faccia e me ne sono andato a casa. Lui mi ha richiamato 3 volte e non ho più risposto. Poi non so perché mi ha mandato un messaggio dicendo «Adesso vado dai carabinieri, mi volevi truffare». Io sono rimasto attonito da questo messaggio. Detto questo, ho chiamato io i carabinieri e ho chiesto se potevo segnalare questa persona con il numero di telefono. Loro purtroppo mi hanno detto che non sussisteva la truffa e quindi non potevo fare denuncia. Ci sono rimasto un po' male perché magari poteva essere d'aiuto almeno segnalare il numero del truffatore e invece finirà nel dimenticatoio come tante altre truffe. Poi ho cercato su internet truffa posta giro e mi sono venute fuori un sacco di notizie. Un abbraccio, a presto, ciao a tutti. Ciao Michele. Ciao Gabri, mi chiamo Emanuele, scrivo da Brescia, sono ingegnere meccanico dell'autoveicolo e appassionato di autoveicoli storici, in particolare Lancia. Volevo raccontarti quanto è successo 7 anni fa. Mentre mi recavo all'università a bordo della mia Suzuki Swift rossa di mia mamma, sono incappato nella celebre truffa dello specchietto. Procedevo a circa 70 km orari sulla strada provinciale e raggiungo una Renault Megane coupé bianca che procedeva a meno di 30 all'ora, con i finestrini abbassati, nonostante la temperatura esterna non fosse particolarmente alta. Dopo aver incolpato
il dio egizio Anubi di avermi fatto incontrare il solito ubriacone. Appena trovo la corsia di sorpasso libera, mi sposto ed effettuo la manovra, e non molto velocemente, purtroppo la Swift era un polmone, resto della corsia di sorpasso per passare anche un camion e altre vetture. Nel giro di pochi istanti, nello specchio retrovisore, la Megane incollata dietro di me che sfanala continuamente, e dopo pochi secondi inizia anche a suonare pesantemente il clacson. Decisi allora di fermarmi non appena possibile. Appena sceso dall'auto, il conducente della Megane a voce alta mi disse se avevo intenzione di scappare con quel bidone, facendomi notare lo specchietto sinistro della sua auto completamente aperto, con vistosi segni di vernice rossa. Abbastanza preoccupato, mi precipitai a vedere la Swift e notai che sul montante posteriore destro, circa a metà dell'altezza dei vetri, posizione troppo alta rispetto allo specchietto, c'era un vistoso segno nero anomalo, simile a quello che si crea facendo strisciare le suole di gomma sul parquet, che con semplice passaggio di un'unghia si può rimuovere. Alla vernice non c'era alcun danno. Avendo capito di essere incappato nella truffa, cerco di non perdere la calma e di non decapitare il truffatore. Gli dissi che il danno sulla mia auto non era compatibile con la rottura del suo specchietto e pareva proprio una strisciata di un materiale gommoso, morbido, e non di uno specchietto che è semplicemente di plastica. Il truffatore si calmò e mi disse di stare tranquillo, che il danno della sua vettura era una banalità. Il mio proposito è di accordarci velocemente risarcendolo con 50 euro, in modo tale che un suo amico carrozziere avrebbe provveduto alla riparazione. Risposi, assolutamente no. Se vuole può compilare la constatazione amichevole, che però io firmo solo davanti ai carabinieri, visto che la caserma è qui, a meno di 100 metri dietro l'angolo. Appena finita la frase, nel giro di pochissimi secondi il truffatore, senza dire nulla, salì in auto, rimontò lo specchietto, tolse la vernice rossa, passando la mano, e partì facendo una sgommata pazzesca. Sgommano tutti questi. Grazie alla memoria fotografica sono riuscito a memorizzare il numero di targa e con il mio agente assicurativo abbiamo sporto denuncia. Del truffatore della Megane ho poi visto numerosi articoli di colpi in tutta la Lombardia. Il montante della Swift lo ripristinai in meno di 10 minuti. Ringrazio anticipatamente per la lettura della presente mail. Un abbraccio a tutti. Emanuele. Si è fatta anche una certa, ragazzi. Io vi do un abbraccio, vi auguro un buon proseguimento di domenica, fatemi sapere se vi è piaciuto, chiaramente se volete scrivere qualcosa, fatemi sapere se vi è piaciuto, perché adesso noi possiamo fare tutte le domeniche questo, naturalmente, perché dopo magari si diventa anche noiosi, però potrebbe essere una cosa che magari può essere utile a molti. Allora, gabriele@gasiautomobili.it, gabriele@gasiautomobili.it. Per qualsiasi cosa non mandate la mail, le vostre mail, sulla mail del lavoro, non mandatele. C'è la mail gabriele@gasiautomobili.it. Date un'occhiata allo shop, fatemi sapere se vi piace. Torniamo a bomba con il lavoro. Domani si riapre. Un abbraccio grande e grazie. Ciao ragazzi, buona domenica.